Buongiorno a tutti, eccoci con la settima puntata di Acapulco on the Beach. Oggi il nostro Paolo Sinibaldi intervisterà Mauro Esposito, un pescarese di adozione ma anche un grande campione di calcio e che ritroviamo ogni tanto qui al mitico stabilimento Acapulco e un passato anche in nazionale e con ancora tanta voglia di calcio. Ciao a tutti di Acapulco. Et nous vivions tous deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Sta diventando un appuntamento fisso piacevolissimo con Acapulco on the Beach perché ogni anno ci viene a trovare Mauro Esposito. Buongiorno Mauro, ma in realtà non è che tu ci vieni a trovare, siamo noi che ti veniamo a trovare perché tu sei un cliente fisso di questo stabilimento balneare che è diventato un punto di riferimento per tanti sportivi. Ciao Mauro, buongiorno. Buongiorno, è un piacere soprattutto per me rincontrarci ogni anno. Forse ci rincontriamo sempre perché magari questo stabilimento ci mette voglia di stare insieme, perché è una struttura dove io è tantissimi anni che vengo qua, è una struttura dove mi trovo a mio agio e dove ti fanno sentire a proprio agio. Ci sono delle persone veramente fantastiche, da Dario in su, che ti coccolano, diciamo, da quando arrivi finché non te ne vai. E poi qui si respira, a parte le famose pizzette, no? Si respira lo sport, perché Dario Sterlecchini è un appassionato, ci sono tantissimi appassionati che anche adesso che sei fermo, diciamo così, ma adesso entriamo nei particolari, ti riconoscono, ti chiedono, comunque vogliono sapere di Mauro Esposito. Sì, è vero, fa sempre piacere il fatto che magari le persone quando mi fermano, che magari mi chiedono sempre con chi gioco, come va, come non va, vuol dire che comunque mi fanno sentire bene, perciò io vengo a Pescara, ormai sono di casa, mi sono stabilito qua e per me è un motivo di grande orgoglio questo. Voglio dire una cosa senza sembrare esagerato, ma un po' tutti se lo ricorderanno. Quando Mauro Esposito faceva furore sui campi di calcio, col Pescara ma poi anche con tante altre squadre fino ad arrivare alla nazionale, Mauro Esposito ricordava un po' per il modo di essere Lorenzo Insigne. Possiamo fare questo paragone senza esagerare perché il tipo di gioco è quello. Ma io ho detto anche quando ho visto giocare Insigne quest'anno che secondo me lui è anche più forte di me, perché è un giocatore, vista la sua giovane età, ha grandi margini di miglioramento, perciò molto, molto, molto forte secondo me, può soltanto migliorare da qua in avanti. Poi vi accomuna anche il fatto che siete entrambi campani, anche se tu sei pescarese di adozione, così come campano era ed è un altro che ha fatto le fortune del Pescara nella passata stagione, cioè Ciro Immobile, no? Allora, c'è un grande luogo di talenti, però a te piace sicuramente più Insigne. Ma Immobile ha fatto una stagione straordinaria, mi sembra che abbia fatto 28 gol, quindi non si può dire nulla. Insigne mi piace di più perché secondo me è quello che magari si accosta più alle mie caratteristiche. Mi sono rivisto un po' io quando giocavo i campi del Pescara, quando stavo a Pescara, perciò forse per quello mi piace magari più il modo di giocare di Insigne. Me lo sto dimostrando anche quest'anno con l'inizio di questo precampionato con Napoli, perciò, come ripeto, è un giocatore che può solo migliorare. Ti ricordi quando l'anno scorso proprio qui da Acapulco, stabilimento balneare pescarese, io così in maniera molto innocente ti chiedevo alla vigilia della stagione trionfale poi del Pescara, ma come Mauro Esposito potrebbe inserirsi in un contesto Zeman? E tu mi dicesti no, ma non ci penso neanche. In realtà una figura a livello tattico, intendo dire, come la tua e come poi è stata quella di Lorenzo Insigne, si è rivelata vincente. Ci poteva stare come? Ma io penso che con Zeman tutti possono fare grandi cose, perché ha un modo di giocare
soprattutto in avanti, che è spettacolare, cioè, hai tantissime occasioni da gol, quindi magari anche un giocatore giovane che si affaccia per la prima volta su dei campi professionistici può far bene. Sicuramente magari anch'io a me ci potevo star bene, senza dubbio. A me avrebbe sicuramente fatto piacere magari anche per un anno essere allenato da Zeman, perché proprio mi incuriosiva il fatto di farsi allenare appunto da un allenatore del genere. Però non rimpiango nulla, perché Pescara per me è sempre un'emozione vederlo giocare. Sono sempre un tifosissimo del Pescara e ho gioito insieme a loro di questa bellissima promozione. Me lo dicevi a microfoni spenti, anche tu come tanti tifosi sei impazzito nel veder giocare il Pescara di Zeman. È una stagione, una realtà irripetibile, oppure di sicuro non abbiamo sognato? Che cosa è stato come segreto? E Stroppa potrà provare, se non altro, a emulare quel tipo di gioco, oppure in Serie A bisogna anche mentalmente cambiare? Ma che la stagione appena conclusa penso che non succederà più, perché io ho visto giocare quasi sempre Pescara in casa e ha sbagliato pochissime partite. Il gioco di Zeman lo conosciamo tutti, è spettacolare, quindi ti riserva sempre delle grandi emozioni ogni partita che vai ad affrontare. Senza dubbio anche Stroppa quest'anno può far bene, perché il Pescara con la Serie A appena conquistata magari hanno tanto entusiasmo, perché dopo 20 anni ritorni in Serie A e hai tanta voglia appunto di fare bene, di fare un gran campionato. E fin qui il capitolo Pescara, il capitolo Zeman, il capitolo somiglianza, Esposito di quando era giovane e faceva furore Insigne. Però adesso parliamo dell'Esposito attuale, perché qualcuno magari erroneamente potrebbe pensare che Esposito, rimasto fermo nella passata stagione, vuole, come dire, accontentarsi di quello che ha fatto in carriera e già ha fatto tanto. In realtà Mauro Esposito ha una voglia pazza di tornare a giocare, si sta allenando per tornare al professionismo. Un anno sei stato fermo, in fondo ci può stare. Ma non nascondo che è stato un anno abbastanza duro, perché non mi era mai capitato di, dopo 15 anni di professionismo, di rimanere fermo. Però purtroppo non ci sono state le condizioni per andare a giocare. Questo mi è dispiaciuto molto, perché io, come ti ho ripetuto prima a microfoni spenti, ho voglia tantissimo di giocare, però ho voglia di giocare ancora a buoni livelli e non vado sicuramente a giocare in piazze dove non hanno almeno un progetto serio. Io cerco appunto un qualcosa che mi dia ancora stimoli, un qualcosa che mi può mettere in gioco, perché è quello che voglio dimostrare. Se mi capita l'occasione giusta, è ovvio che non ci penso due volte. Poco fa, insomma, raccontiamo anche i fatti nostri, abbiamo fatto una passeggiata qui nei pressi di Acapulco, sul lungomare, sulla spiaggia, e abbiamo incontrato naturalmente te, con cui eravamo d'accordo per questa intervista, ma anche, insomma, un altro big che ha fatto la storia del calcio italiano, cioè Fabio Grosso. Anche lui è fermo, anche lui forse, insomma, è un po' più anzianotto di te, ma è comunque ancora giovane, tu sei un classe 79. Sono queste le cose inspiegabili del calcio? Perché Esposito non trova squadra? Perché Grosso non trova squadra e non se ne parla nemmeno? È ancora più grave ancora questo. Ma è ovvio che da 2 o 3 anni a questa parte il calcio è un po' cambiato. È normale che le società, è vero che stanno attento più al bilancio ora che magari a fare delle follie. Ora si punta tantissimo a far giocare i giovani, oppure a prendere magari prestiti, magari le piccole squadre prendono prestiti dalle grandi squadre e valorizzano i giovani. Però penso che figure importanti in un contesto di una squadra ci debbano sempre essere,
e appunto giocatori magari non parlo per me personalmente, ma anche magari come Fabio Grosse, che ha fatto la storia del calcio italiano, rimanga fermo. Questo dispiace molto, perché non possono rimanere fermi i giocatori di questa esperienza. Chi ti ha tradito nel mondo del calcio? Se ti ha tradito qualcuno, invece, chi ha creato il mito Esposito? Perché diciamo la verità, Mauro Esposito per 4, 5, 6 anni della sua carriera era uno dei giocatori più appetitosi e appetibili della Serie A. Ma se devo dire, devo fare nomi, non te lo so dire, però è ovvio che quando magari stai nell'apice della carriera, dove tutto ti va bene, ti cercano tutto. Poi magari alla prima difficoltà, quando appunto magari come l'anno scorso sono rimasto fermo, non ti chiama più nessuno. Ma questo non mi meraviglio di niente, perché purtroppo nel calcio questo succede. Ma io non rammarico niente della mia carriera, perché sono ben contento di quello che ho fatto e spero di continuare a farlo, perché ripeto, io ho voglia di giocare, mi sento ancora giovane e spero di trovare qualcosa che mi possa far tornare a giocare a buoni livelli. Perciò di tradimenti non ne parlo, però non mi meraviglio neanche. Però se posso stuzzicarti un minimo, quanta nostalgia hai di quel Pescara quando tu, giovanissimo, con De Canio realizzassi non mi ricordo più quanti gol, adesso ce lo ricorderai tu, e poi invece quanto rammarico hai per come, lo dico io questo, sei stato trattato a un certo punto della tua carriera dalla Roma, che pure era la piazza più importante in cui hai militato, e però è stata caratterizzata da quel grave infortunio al ginocchio. Beh, i 2 anni di B che ho fatto col Pescara penso che sono indimenticabili, non li scorderò mai, perché sono stati gli anni che mi hanno lanciato nel grande calcio. La Roma, vero, sicuramente potevano trattarmi meglio, nel senso che potevo avere più opportunità per giocare, ne ho avute molta poca. Però è anche vero che magari mi metto anche io alle spalle quello che è successo, perché non, ripeto, ho avuto comunque un'esperienza bellissima di poter giocare con grandi campioni, di fare 3 anni alla Roma comunque indimenticabili. Il rammarico soltanto è quello di aver giocato poco e di non aver dimostrato tutto il mio valore in una piazza importante come la Roma. Tu hai giocato anche in nazionale, naturalmente non tante partite, ma era il momento giusto della carriera di Mauro Esposito per tentare anche questa avventura. Quando vedi giocare questa nazionale, anche quella di Prandelli, quando vedi giocare in nazionale, non so, anche giocatori che, se vogliamo definire, non di primissima fascia, forse è un po' esagerato, ma adesso questo mi viene da dire, cosa pensi? Ma io penso che comunque in nazionale non ci si arriva per caso, quindi se un giocatore arriva in nazionale perché magari se lo merita. L'ultima nazionale agli europei è stata una nazionale giovane, comunque composta da giocatori importanti, e non per caso hanno fatto un ottimo europeo. Io ho avuto la fortuna di giocarci per 2 anni con la nazionale e ti dico che è un'emozione grandissima ogni volta che solo andavo a Coverciano mi venivano i brividi, perché rappresenti un paese intero ed è un traguardo che nella carriera tutti ambiscono, ma non tutti magari ci possono arrivare. Allora, adesso ti faccio 3 domande proprio flash in chiusura di questa chiacchierata di circa 15 minuti che facciamo abitualmente in Acapulco on the Beach. Senza parlare della squadra, perché non la conosciamo, in quale categoria teoricamente potremmo riveder giocare Mauro Esposito, e se nel campionato italiano oppure in un estero? Ma io non faccio, cioè io qualche... cioè, scusami, rimodulo la domanda: fisicamente Mauro Esposito sta bene per giocare in A, in B, in prima, dove? Ma io fisicamente sto benissimo, per me va bene qualsiasi categoria,
a patto che ci sia una società comunque con un progetto ambizioso. Se io a 33 anni devo spostare tutta la mia famiglia per andare magari a giocare in una società dove non ti garantiscono niente, cioè io ci rifletto su, però se ci sono le condizioni per poter andare a giocare comunque a buoni livelli, perché non per fare il presuntuoso, però mi sento ancora per poter dare ancora tanto al calcio, io parto anche domani mattina. Anche perché Mauro Esposito è un classe 79. Allora, due domandine ancora, flash. Chi secondo te ha imbroccato il mercato giusto in qualsiasi categoria, qualche nome che ti viene da fare, e chi secondo te, insomma, tutto sommato poteva fare meglio? Sulla carta proviamo a fare le previsioni e chiudiamo questa chiacchierata. Ma io la Roma quest'anno la vedo bene, perché è ripartita con un progetto nuovo con Zeman e ha acquistato dei giocatori importanti. La stessa Juventus mi sembra che dopo aver vinto il campionato l'anno scorso ha fatto degli ottimi investimenti per poter fare ancora meglio quest'anno. Penso che siano le due società dove hanno operato meglio sul mercato. Sicuramente mi aspetto un colpo da parte del Milan, perché dopo le partenze di Ibrahimovic e Thiago Silva qualcosa di importante deve fare, e poi mi auguro che di rigioire di nuovo a maggio dell'anno prossimo con la salvezza del Pescara. Mauro Esposito, spero di rifarti una bella intervista seduti uno a fianco all'altro, ma in un locale chiuso, quando ci sarà finalmente l'ufficialità della squadra dove Mauro giocherà nella stagione 2012-2013. Grazie Mauro per la tua disponibilità. Eccoci ritrovati alla seconda parte di Acapulco on the Beach, siamo in spiaggia con il sole, il mare. Oggi entreremo nel mondo del podismo e vi farò conoscere una delle gare più importanti, la notturna pennese. Ciao da Acapulco, un bacio da Carla e Paolo.